La collezione Burri da quest'oggi si arricchisce di una nuova opera, si chiama Metamorphotex ed è inserita all'interno dei capannoni ex Fintab di Città di Castello. Monica Bellucci alla inaugurazione di Metamorphotex, che impressione ricevi? Ma per me venire qua è sempre comunque motivo di orgoglio perché Burri è di Città di Castello come lo sono io, quindi spirito nazionalistico per così dire. E quindi per me è sempre bellissimo tornare qua e ritrovare tutti. E poi chiaramente anche motivo di grosso orgoglio. Nell'opera di Burri si sentono le influenze della vita vissuta anche fuori Città di Castello, ma queste influenze dentro voi che vivete fuori Castello, pur essendo differenti, si sentono davvero nella vita comune? Assolutamente sì, perché quando io dico che sono di Città di Castello tutti quanti poi parlano sempre di Burri, quindi diventa sempre veramente, come ripeto, motivo di grande, grande orgoglio. Di quest'opera ne parliamo con il direttore della Fondazione Albizzini e della collezione Burri, il professor Nemo Sartianesi. Il valore che date ad un'opera di questo genere? Ma il valore è un valore enorme per noi, perché intanto è l'ultima opera che lui ha concepito. Era stata concepita per Praga, che aveva chiesto una mostra di Burri 4-5 anni fa, insomma ancora con il vecchio regime. Poi c'era stata riproposta dall'attuale regime, se non che non ci sono state le condizioni per usufruire di certi locali che noi avevamo individuato a Praga. Per cui l'artista poi l'ha destinata alla collezione, per fortuna. La 19ª Sagra della Polenta a Monterchi conclude le manifestazioni estive di questo piccolo centro, che accumula in straordinarie iniziative abitanti ed ex monterchiesi. L'occasione è stato inaugurato un presidio per camper, come sottolinea il presidente Bruno Polverini. C'è stato inaugurato adesso il nuovo presidio ecologico per i camper che transitano qui a Monterchi. E nell'occasione si è organizzato un raduno a livello nazionale, nel quale si è avuto persino la presenza del presidente nazionale camperisti d'Italia, il signor Nolano. Fra gli instancabili cittadini di Monterchi, Terzo Bianchi rappresenta un po' il lago della bilancia. Sono stati montati 7 stand, di cui uno nuovissimo, quello della polenta fritta. Poi abbiamo questo stand di fronte a noi, che non vediamo, alle spalle del cameraman qui, che è dei dolci fatti in casa. Questo è della polenta arrostita e giù nel granaio quello della polenta al sugo. Tenuta il Tizzolo, azienda agromeccanica a Monterchi. Che posso dire? Un seme soltanto ne ha fatti 5, io sarei proprietario e io l'aiutante. In tutto l'orto l'unico frutto che gli è venuto è questo qui, ci passa il tempo dalla mattina alla sera. Battute non mancano, eh? È specializzato nelle zucche. E la polenta, arrosto, salsiccia e fagatello, 5.000 lire. Felice, possiamo dire soddisfatto di tanti complimenti, il sindaco Franco Landini. Sì, effettivamente questa Sala della Polenta conclude un anno di attività della Proloco e dell'amministrazione comunale che ci gratifica sicuramente. Questo ecco, non vuole essere uno stop a questa attività, ma trampolino di lancio verso l'anno 92, che si prospetta ricco di manifestazioni, di attività tese comunque a valorizzare, onorando Piero della Francesca, un'intera zona che è la Valtiverina e in particolar modo Monterchi. Eccellenza. La parolina magica e tanto desiderata è diventata realtà in un afoso pomeriggio di maggio alle porte di Città di Castello. Il Sansepolcro è riuscito a centrare l'obiettivo inseguito sin dalla scorsa estate con grande tenacia e volontà.
Lode ai bianconeri dunque, ma un applauso sincero va anche all'irriducibile Nestor, l'unico avversario dimostratosi alla fine all'altezza dell'11 Biturgense, staccato in classifica di un piccolo ma pesantissimo punticino. Fra le tante combinazioni previste alla vigilia, allo stadio dei Pini di San Secondo è alla fine uscita la più gradita, quella che prevedeva una doppia festa per bianconeri e rossoblù, eventualità sulla quale puntavano in pochi. L'1-1 conclusivo infatti significa promozione per il Sansepolcro e salvezza per il San Secondo. Il grande evento si è materializzato anche grazie alla radio, che ha portato buone notizie sul verde rettangolo Tifernate, mai come ieri stracarico di pubblico e traboccante d'entusiasmo. La Nestor infatti non è andata al di là del pari a Bastardo, mentre il Ripa, avversaria dei rossoblù nella lotta per la salvezza, si è sorprendentemente fatto travolgere a domicilio da un'impietosa orvietana. Al fischio finale del signor Fausti è stata dunque festa grande per due, e soprattutto per un Sansepolcro che si appresta adesso a disputare un torneo maggiormente consono al suo blasone e alle sue potenzialità. Un grande applauso all'intero clan bianconero, dal presidente Senesi al giocatore allenatore Fraschetti. Due promozioni in due anni per lui, un bel record. A tutti gli atleti che domenicalmente hanno tenuto alto il glorioso nome del Sansepolcro sui campi umbri. E infine un grazie anche al pubblico di Fede Biturgense, che non ha mai mancato di far sentire il suo calore a Franceschini e compagni domenica dopo domenica. Quasi dimenticavamo, ieri c'è stata anche la partita. In sede di commento ci limitiamo all'episodio decisivo per il Sansepolcro. Siamo al 43esimo e l'arbitro fischia una punizione dal limite per un fallo su Lacrimini. Sulla sfera va Fraschetti, che spara un destro angolato sul quale nulla può Alunno. È tanta la gioia in campo e sugli spalti che anche le nostre telecamere vanno in tilt, rifiutandosi di riprendere la rete del pareggio rossoblù arrivata solo due minuti dopo, per merito di un altro grande vecchio, Capitan Bistarelli. Va bene lo stesso comunque. Festa doveva essere, festa è stata, con due invitati chiamati ad alzare i calici del successo. E adesso il futuro, che per il Sansepolcro si chiama eccellenza. Complimenti bianconeri e in bocca al lupo per il prossimo derby, l'unico, quello vero, quello contro il Città di Castello. Quali sono le sue speranze, i suoi progetti per il 91? Speriamo non la guerra, che sia tutto meglio. Io le speranze che vorrei avere per il 91 che ci fosse la pace in tutto il mondo. Penso pace, questa è la parola che ricorre più spesso adesso, quindi pace. Che i giocattoli costino meno. Quali sono le tue speranze per il 91? La pace, sicuramente la pace. In questo momento ci vuole, guarda. E speranze personali? C'hai qualche progetto, qualcosa che vorresti se realizzasse con l'anno nuovo? Continuare ad essere come sono, ecco sì. È un po' di fortuna in più, forse. Che dobbiamo pregare per questa crisi del golf, perché se viene da noi questa crisi, sì, moriremo tutti. Sono tantissime, soprattutto che siamo tutti più tranquilli, più felici. E a livello proprio personale c'è qualcosa che speri si realizzi? Ma sinceramente sono abbastanza felice così. Sono di avere nuove avventure con lo sport, passare con bei voti in terza media e altre cose. Ascolta, a livello internazionale ci sono molti problemi, qual è l'augurio che vuoi fare? Che la crisi del golfo abbia un buona fine, un buon tempo. E speri di sì, pensi di sì? Sì. Nessuno in particolare. Io credo che bisogna avere anche un po' di fiducia. Che ci diano pochi compiti. Ma che tutto vada bene. Che cosa si attende dal 1991? Speriamo che sia meglio del 1990. Ma io spero l'attenzione che c'è un po' in giro. Ma io sono contento sempre così. Mi auguro anzitutto la pace nel golf. E poi che le cose vadano un po' meglio, perché con tutte queste tasse che mettono, all'ultimo qui va scatafascio di cose. Aspettiamo per l'anno 1991, un anno di pace. Beh, innanzitutto parliamo delle cose prima serie.
Ma aspetterei una risoluzione pacifica del Golfo, mi sta preoccupando molto a livello di politica internazionale, perché i problemi sono tanti e quando c'è la guerra, bene o male, tutti i paesi ne vengono coinvolti o dal punto di vista diretto o dal punto di vista economico, e quindi sarebbe un problema per tutti che poi si ripercuote anche sul comune cittadino. In questi giorni gli studenti delle scuole medie e superiori di Città di Castello hanno voluto esprimere in vari modi la loro solidarietà alla famiglia del piccolo Augusto De Megni, il bambino di 10 anni rapito la settimana scorsa a Perugia. E così hanno sfilato numerosissimi per le vie della città, hanno organizzato dibattiti e incontri all'interno delle scuole. Ci si domanda a questo punto quali sentimenti e quali opinioni siano suscitati da un fatto così grave all'interno dei giovani. Penso che indignazione, credo, e vabbè, è riprovevole il fatto che ancora accadano cose simili, comunque speriamo bene. E soliti sentimenti, rabbia, stupore, cioè non ci sono parole per... Bisogna fare qualcosa, insomma, smuove un po' l'opinione pubblica, cioè sono giuste secondo me, perché bisogna, insomma, che tutti ci rendiamo conto e facciamo qualcosa, perché deve partire da noi l'iniziativa, tanto, cioè per risolvere. E secondo te la linea da adottare nel caso di sequestri come questi, la più giusta, se non altro in teoria, qual è? Cioè secondo me è una linea dura. Di fronte agli pittori dovrebbe mettere leggi più severe, molto più severe, perché non è... Queste cose non devono esistere, insomma. Appunto, noi si sciopera anche contro lo Stato e il governo. E perché deve... Non dico la pena di morte, però dico deve essere più duro contro questi sequestratori. No, secondo me la linea dura non è giusta per niente, perché non mi dice niente. Secondo me lo Stato, queste persone qui, cioè, dovrebbe dare il massimo della pena, secondo me. Cosa può fare secondo te, possono fare i mezzi di comunicazione in questi casi? I mezzi di comunicazione non possono far altro che diffondere il problema alla gente, ma contro questi criminali, diciamo, che prendono gente in sequestro, penso che bisogna agire duramente, non si può agire, cioè non bisogna usare le maniere buone. Che i sequestratori lo liberassero presto. Il liceo classico di Città di Castello è stato visitato tra sabato e domenica da ignoti che hanno trafugato i registri di classe e dei docenti. Spiega il professor Polenzani, che è il preside del liceo classico, al quale chiediamo innanzitutto come è rimasto lunedì mattina trovando questa situazione qui sopra questo tavolo dove voleva trovare i registri che non ha trovato. Intanto ringrazio per la vostra presenza e così approfitterò anche per dare un messaggio di tranquillità e di serenità a tutti, e intanto però rispondiamo alle domande. Ecco, come sono rimasto? Male, molto male. Ma non, come dico, non tanto per il fatto che mancassero i registri, chiaro, è sempre un atto vandalico, un atto di preoccupazione, un atto di tale irrazionalità che non si spiega facilmente, o meglio, ha tante tali possibilità di spiegazione da diventare praticamente molto intricato. Mi sono preoccupato immediatamente perché, e così completo la sua affermazione, accanto ai registri personali dei docenti, perché anche lì ne sono stati trafugati circa la metà, la mancanza dei registri di classe ha fatto subito, immediatamente sorgere in me il sospetto, che poi è quello che ho ancora, cioè che l'azione sia stata mirata a turbare e a rendere inefficace la conclusione dell'anno scolastico. Detto questo, la novità. Inquadriamola la novità. Diciamo prima che cos'è. La novità è: sono stati ripescati nel Tevere 6 registri, 2 registri di classe e 4 registri dei docenti, che sono già qui.
alcuni sono già stati sottoposti a un'opera di restauro che sta riuscendo molto bene, e tre, li potrete poi vedere, sono stati portati proprio qualche momento fa. Abbiamo al microfono Andrea Bucci e Andrea Spini, che sono i due rappresentanti degli studenti nel Consiglio d'Istituto. Chiediamo a loro, prima a Bucci, in ordine alfabetico. Eravamo venuti a scuola per 8 mesi e era come se questi 8 mesi di scuola venissero cancellati praticamente con questo gesto. Poi dopo, mano a mano che si parlava con i professori, che si parlava tra di noi, è emersa la considerazione che eravamo proprio in una situazione pessima, soprattutto per noi studenti, e la presa di posizione di noi tutti è stata di condanna verso questo gesto, e diciamo siamo sentiti calpestati nei nostri diritti, che sono diritti di studenti, da una minoranza che adesso non so chi si sia reso colpevole di questo atto. Ma gli studenti pensano che siano stati altri studenti, o si stupirebbero di scoprire che sono stati altri studenti? No, diciamo che ci sono varie ipotesi che circolano, ma sono, diciamo, appunto delle ipotesi, per cui non sono degne neanche di menzione. Ci sono delle voci, ma non mi sento sinceramente di apporre la mia considerazione. Niente, di fronte a questi registri ritrovati oggi, un po' di stupore nel pensare che cosa sarebbe successo se invece appunto di ritrovarli, quindi scoprire che qualche documento non sono stati del tutto bruciati, si sarebbe scoperto che erano stati utilizzati in malo modo, ad esempio invece che essere stati rubati sabato notte, fossero stati rubati appunto il giorno prima degli scrutini. Claudia Chiarioni, 17 anni, 1,80 m di altezza, due splendidi occhi verdi, ha recentemente partecipato ad un concorso che si è tenuto alle Terme di Recoaro, e un concorso nel quale ha ottenuto un ottimo successo, infatti ha vinto il titolo di ragazza prima pagina. Claudia, innanzitutto complimenti, e i nostri telespettatori sicuramente, oltre ad ammirare le tue doti fisiche, che sono molto ben visibili, vorranno sapere anche qualcosa da te, e soprattutto quella che è stata un po' la tua esperienza a Recoaro in questa occasione. Come esperienza è stata bellissima, logicamente un'esperienza nuova da provare, fuori del normale. Come organizzazione è stato tutti bene, ci siamo trovate, certo un po' di stress c'è stato perché logicamente prove contro prove, sempre da parrucchieri, ecco, però è stato bello. Ecco, vogliamo un po' spiegare in genere in cosa consistono questi concorsi, quali sono le prove alle quali siete sottoposte? La prova più importante secondo me è quando si trova davanti alla giuria, che cominciano a fare domande fuori del normale, magari cosa se ne pensa della politica. Ecco, Claudia è originaria di Città di Castello lo sanno tutti, c'è una ragazza che ha fatto veramente molta molta strada nel campo della moda, si tratta di Monica Bellucci, magari tu ti ispiri a lei e cerchi di raggiungere anche le vette che ha toccato lei, questo magari è un sogno, però può trasformarsi in realtà. Certo, la mia ispirazione è entrare nel campo della moda, una cosa che piace molto a me, logicamente sempre con i piedi per terra, quella è l'unica cosa che voglio, insomma, non voglio magari alterarmi. Certo, la Monica ha fatto un bel successo, spero anch'io di fare altrettanto, però ci vorrà tantissimo tempo, insomma. Che va in battuta. Superato il comprensibile impasse dell'esordio in campionato contro la quotata Sisley, la Ingram Pallavolo Città di Castello si è parzialmente riabilitata ieri sera, sempre al cospetto degli oltre 2.500 spettatori che gremivano il Palasport di San Giustino, nel match di Coppa Italia contro la Mediolanum, altro mostro sacro del volley italiano. Il nuovo 0-3 subito dai tifernati è stavolta più contenuto nell'esito numerico dei singoli parziali, a 11, a 11 e a 13, e quindi anche a livello di gioco. È vero che Zorzi, Lucchetta e compagni non sono sembrati al meglio della condizione, ma è altrettanto innegabile che una cospicua dose di differenza l'hanno fatta i molteplici errori commessi dagli atleti di Pittera, soprattutto in due fondamentali come la battuta e la ricezione. Quando Zaicev veniva messo nella condizione di smistare i palloni senza essere costretto a muoversi dalla sua posizione, l'attacco della Ingram
riusciva ad avere quasi sempre la meglio. Nelle altre circostanze, ingenuità talvolta anche grossolane vanificavano ogni sforzo dei biancorossi, facilitando nel contempo i milanesi, che già in fatto di esperienza la sapevano più lunga. Mediolanum che supera dunque il turno di Coppa ed Ingram che evidenzia importanti progressi, anche se i margini di miglioramento restano consistenti.